Laudato sì. L'enciclica di Papa Francesco sull'ambiente e l'ecologia. Straordinaria, lo dico da laico fervente. Straordinaria perché, voglio dire, il Papa nel 2015, nel 2015 ha detto senza mezzi termini, ragazzi, qui il problema è ecologico. È che noi non stiamo capendo nelle nostre culture che l'ecologia, come dire, deve essere presa sul serio. Ed è bellissimo, guardate, cioè il capitolo è quello che sta, il primo capitolo, quello che sta accadendo alla nostra casa. Poi c'è un capitolo che è il terzo, la radice umana della crisi ecologica. Umana. È il capitolo quarto, per un'ecologia integrale, senza mezzi termini, da qualche parte lo dice, ogni compromesso è un'accelerazione al disastro, viene detto qui dentro, Straordinario. Nessuna mediazione, la politica oggi è un'altra roba. Vi leggo tre passaggi veloci, tre piccole frasi. È un'enciclica da leggere, assolutamente. Vietato non leggerla. Parola di laico. C'è punto 111. La cultura ecologica non si può ridurre a una serie di risposte urgenti. Siamo abituati, no? C'è questo problema, facciamo questo. No, 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 è cultura. Dovrebbe essere uno sguardo diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di vita e una spiritualità che diano forma ad una resistenza di fronte all'avanzare del paradigma tecnocratico. Bellissimo. Bellissimo. E quindi, punto 114, solo in questo modo sì, c'è bisogno, cioè è urgente procedere in una coraggiosa rivoluzione culturale. Culturale. Adesso vi leggo un passaggio che secondo me è pazzesco, è fondamentale per capire le cose, per capire come anche è molto raffinata questa enciclica, molto raffinata. Quando parla di sostenibilità, che è un termine che noi utilizziamo spesso, beh, il Papa non ci casca e dice aspetta un attimo, non mi interessa la sostenibilità. No, no. Perché? Seguite cosa dice. Quando si parla di uso sostenibile, bisogna sempre, sempre introdurre una considerazione sulla capacità di rigenerazione di ogni ecosistema nei suoi diversi settori e aspetti. Cosa sta dicendo? Sta dicendo no, 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 non mi prendete in giro con quella sostenibilità. Non è questa il paradigma da seguire, ma è seguire la natura, capire se come si rigenera la natura? Se la natura non si rigenera nei tempi umani, non c'è verso di parlare di sostenibilità. Mettiamocelo bene in testa. Dico sempre ai miei studenti, il suolo, 2,5 cm di suolo, 500 anni, il suolo non è un materia rinnovabile. Di che sostenibilità vogliamo parlare? Dobbiamo solo rispettarlo. Punto. Laudato sì. Papa Francesco, 2015. Straordinario.